E veniamo adesso a parlarvi di Sara Afi, quella che ha lanciato una vera e propria bomba contro il programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ovviamente sapete benissimo che Sara Afi Fella è nota per lo scandalo che l'ha coinvolta l'anno scorso a ottobre, ossia che in realtà durante il trono di Luigi Mastroianni era ancora fidanzata con l'ex Nicola Panico. Si è saputo tutto, perché lei lasciò lui e lui andò direttamente dalla redazione di Uomini e Donne a spifferare tutto. Poi Sara a gennaio credo, si era dovuta di nuovo operare. Si teme per la brutta malattia. Ha chiesto molte volte scusa per il suo comportamento. Scuse mai accettate dalla redazione e non credo nemmeno da Maria De Filippi. Tempo fa si era rifatta risentire perché nonostante sia passato un anno, le haters vanno nelle agenzie dove lavora a dirle di licenziarla. Atteggiamento talmente vile che la sottoscritta preferisce non commentare proprio. E veniamo ai giorni nostri. Come sapete perfettamente, Veronica Burchielli è la nuova tronista di Uomini e Donne. Una scelta che oggettivamente, nel web è stata molto criticata. Ovviamente alcune segnalazioni sono arrivate anche a Sara Afi Fella, che nel web ha dichiarato. Sara Afi Fella dichiara della puntata di Uomini e Donne. E fa la seguente riflessione personale su quanto le è capitato in questo anno. Faccio una riflessione personale ora su tutto quello che ho passato. Sono stata male. Ho perso tanto peso. Mi sono fatta seguire psicologicamente. Mi è stata vicino la mia famiglia che non c'entrava nulla e tutte le mie amiche. Poi ho conosciuto Francesco che è stato fondamentale per me. Ma poi torna al presente dicendo che mi rendo conto che tutto quello che ho passato e che mi sono portata addosso forse è stato troppo esagerato. Ed entra nel merito di quanto accaduto probabilmente a Veronica Burchielli, nuova tronista di Uomini e Donne, o Giulio Raselli, suppongo. Onestamente qui il punto a mio modesto avviso non è chiaro, ma il messaggio sì. Anche perché vedendo quello che è successo ultimamente in TV, mi sembra che ci siano altre persone che hanno fatto anche peggio di me, come abbiamo visto. Eppure non sono state attaccate e massacrate come lo sono stata io. E conclude dicendo: vanno avanti come se niente fosse nel loro percorso? Beate loro. Pare che a qualcuno sia concesso e a qualcun altro non sia concesso nulla. Forse sono stata troppo in silenzio. Spero solo che non ci sia un altro scontro, perché oggettivamente, questo anno mi sembra che ne sono successi fin troppi di questi casi. Secondo me, e ve lo dico con la lingua della mia terra, che sicuramente comprende anche Sara. Chi ha avuto? Ha avuto? Ha avuto. Chi ha dato? Ha dato? Ha dato. Scurdami mo c'è o pi passato. Simmo e Napule paisa. Che significa che forse qualsiasi cosa sia successa è arrivato veramente il momento di dimenticarci il passato. Voi non credete.